Bene, ci siamo. Dopo tanta fatica sono riuscito a collegarmi in diretta. Mi spiegate perché non riesco a questa volta a fare la diretta in orizzontale con Facebook, a tenere lo smartphone in orizzontale? Non lo so, non me lo giravo in nessun modo. Le altre applicazioni funzionavano in orizzontale, Facebook niente. Non me la faceva. Me lo vuole farmelo tenere in verticale per forza. Che mi fa schifo così. Cioè, dopo è anche brutto da vedere se lo voglio caricare su Facebook il video. Boh, non lo so. Ho provato altre applicazioni. Telegram si è girato in orizzontale subito sull'iPhone. Ma anche l'altra volta andava bene la diretta. Che veramente tra Facebook e iPhone, cioè, sono applicazioni di aziende mille miliardarie, trilionarie, non riescono a fare una cosa che non sia bacata da far schifo. Va bene, ciao a tutti, benvenuti. A chi mi conosce, a chi non mi conosce, ai nuovi follower. Sì, lo so che si vede in verticale, che a me non piace. Ok, e mi era uscito un avviso che diceva che durante il video non si riesce, non c'era modo, non si poteva girare in orizzontale. Esatto, non me lo fa girare, mi oscura lo schermo. Incredibile. Umberto, sì, non è un grande problema, è un grande problema per me perché è una cosa che mi fa innervosire, mi fa incazzare. Boh, non mi piace così, vabbè. Allora, ragazzi, ho visto che sono tanti follower nuovi, però adesso non è che fate i timidi, mi potete cominciare a fare qualche domanda. Ok, il senso della diretta era domande e risposte. Ci dovrebbe essere Francesco, mio carissimo studente e amico, grande pescatore di tonni. Che aveva condiviso, chiesto di fare questa diretta anche per dei ragazzi della sua chat di trading. Solo che non sto leggendo i commenti di nessuno praticamente. Comunque, vabbè, tanto che arrivano le domande, l'argomento che si voleva trattare, se non sbaglio, era quello di come affrontare, come approcciare i mercati. Ok. Come approcciare i mercati, penso che i ragazzi si riferivano ai vari mercati, alle varie tipologie di mercati, alle varie situazioni magari di volatilità, di trend, eccetera, eccetera. In che modo affrontare i mercati? In nessun modo. Risposta è secca. Bisogna stare fermi. Non bisogna affrontarli in nessun modo, perché qualsiasi modo in modo in cui affronterete i mercati dopo cioè nella condizione in cui siete, ovvero quella appunto di dover chiedere, di dover avere dei dubbi su come si affrontano i mercati, non li dovrete affrontare in nessun modo perché vi mancano troppe conoscenze di base.
Sicuramente è una buona intuizione il fatto che ogni mercato va affrontato in una maniera diversa, ok? E la formazione cialtrona mainstream, quella dell'analisi tecnica, dell'analisi grafica, che vuole farci credere che ogni mercato è lavorabile, è tradabile, è affrontabile allo stesso modo, seguendo gli stessi segnali della price action, della dell'analisi tecnica, dell'indicatore Ichimoto, dei supporti resistenze, grandissime cazzate di Fibonacci e tutto il resto. Quindi ogni mercato per loro è uguale. Ok, quello che contano sono gli scarabocchi che si fanno sul grafico, il testo a spalle, il rettangolo di continuazione, proseguimento, quello che è breakout, tutte sciocchezze, ok? Quindi già capito che ogni mercato ha le sue caratteristiche e quindi le sue inefficienze. Quindi già filtrare qualsiasi proposta formativa di approccio che tratta ogni mercato allo stesso modo, ok, è da escludere a priori come fallimentare. Questa è la prima cosa che vi dico. La seconda cosa è questa. È inutile che affrontate i mercati cercando i trend, il laterale, diciamo queste cose qui di luogo comune, di pseudo conoscenza comune, perché tanto non ci ricaverete niente, solo perdite alla lunga. Ok, con una buona gestione di rischio forse riuscirete nel tempo a ridurre, a non far diventare troppo disastrose queste perdite, ma si avranno solamente perdite. La vera domanda che vi dovete porre quando volete fare trading, affrontare un mercato, quando vi trovate davanti un grafico qualsiasi, la vera, unica, la prima domanda che vi dovete porre è questa: cosa so io, ok, che mi possa aiutare a prevedere il prossimo movimento di mercato? Ok, è questa. Quasi sicuramente la risposta più ragionevole sarà niente. Ok. Dovete cercare di lavorare solamente se siete sicuri di conoscere una qualche componente predittiva, conoscere una qualche inefficienza del mercato. Per questo, diciamo, la selezione del mercato su quale fare il trading è l'ultimo dei vostri problemi. Ok, può essere un forex, può essere un cambio del forex, appunto, può essere il DAX, che va, molti lo tradano semplicemente per moda, semplicemente perché gli amici della chat di trading tradano il DAX, può essere un indice, un S&P 500, un CFD sul Nasdaq e così via. Non ha nessuna importanza, perché la prima cosa che dovete cercare è appunto quella conoscenza specialistica che identifica una qualche inefficienza, una qualche, diciamo, piccola, rara capacità di predire un movimento di mercato futuro. Ok, si chiama questa cosa qui avere, essere a conoscenza di un edge, senza la H, edge, vantaggio predittivo sul mercato, ok? Che può essere una inefficienza statistica,
un'informazione insider, un'informazione a livello di, diciamo, a livello di informativa macroeconomica, ok, una qualche tendenza geopolitica e così via. Quindi vantaggio predittivo, che può essere piccolo, grande, medio, può essere una cosa, diciamo, ripetitiva che si ripete ogni giorno ad una certa ora, ok, un qualsiasi vantaggio, però dovete essere ben consapevoli dell'esistenza di questo vantaggio. Io posso tradare solamente un mercato del cazzo che non conosce nessuno, un qualche indice strano, un qualche indice composito cinese piuttosto che malesiano, ok, un qualche indice orientale, oppure non lo so, un qualche future strano quotato sulla borsa di Mosca, e fare un sacco di soldi con il trading in continuazione, ok, ignorando tutti i mercati mainstream, solamente perché magari su quel mercato conosco qualche inefficienza persistente, monetizzabile, che mi porta, diciamo, a dei guadagni costanti, ok? Quindi il primo approccio con i mercati che dovete avere è quello di cercare le buone informazioni, ok? Quindi non esiste questa cosa qui che apro un mercato, ah sì, adesso io vi spiego come affrontarlo, qua c'è il trend, guardate. Adesso Francesco, questo mio studente che vi magari ha invitato qualcuno di voi dalle chat di trading a vedere questa diretta, magari voleva che aprissi un grafico e vi facessi vedere la storiella. Sì, lì ci si può arrivare, però non è quello che dovete fare all'inizio, ok? Do per scontato che siate principianti oppure esperti navigati, che come tutti gli altri esperti navigati 999 su 1000 che conosco hanno preso delle gran mazzate sui mercati e vogliono migliorarsi, ok? Quindi il mio consiglio è di abbandonare tutte le conoscenze che credete di avere, conoscenze mainstream, quindi analisi tecnica, analisi grafica, price action e tutte quelle puttanate da perdenti, ok, su misura di perdenti, che vi rivendono dei perdenti che non hanno mai guadagnato un euro, un dollaro sui mercati in vita loro, ok, e di ricominciare tutto da capo, partendo appunto dalla cosa più importante. Prima ancora di mettere le mani sulla piattaforma a fare del trading, cercare un vantaggio, una qualche informazione, verificare che questo vantaggio esiste veramente, verificarlo o in demo o facendo trading con piccoli lotti, o se avete la capacità di automatizzare, sempre che sia automatizzabile, questa qualche vantaggio, questa qualche inefficienza che avete trovato, automatizzarlo su una qualsiasi piattaforma, testarla e verificare se veramente questa cosa qui che andate a tradare esiste, ok? Quindi non è questione di mercato. Per questo io stasera non vi apro la piattaforma, magari la prossima volta vediamo se non voglia e non vi faccio vedere, ah, qui il Nasdaq, guardate come è salito, qua si trada in trend, guardate qui come è sceso, qui si trada in breakout, qui invece laterale, quindi si trada in mean reversion, quindi in contro trend, che sono tutte cazzate ovvie sul grafico passato, ok? Invece quello che dobbiamo cercare noi sono le vere inefficienze, i veri piccoli ma bastardi elementi di prevedibilità, di inefficienza, di vantaggio predittivo, gli edge senza la H. Ok, questa, diciamo, è l'impostazione base che vi raccomando per affrontare qualsiasi mercato, qualsiasi. Ok, bene, adesso se volete rispondo a qualche domanda, dopo
magari faremo qualche esempio di, in linea di massima di quali possono essere questi vantaggi e di come ricercarli. Allora, devo trovare il modo più... Oh, ciao Massimo, Ferroazzurro ama Anacot Acciaio, sempre ama Anacot Acciaio, bravo. Gianluca mi chiede, tu come hai imparato queste cose? Come ti sei formato? Raccontaci la tua storia. Bello, bella domanda. Fai un esempio di inefficienza? Sì, adesso dopo la faccio. Allora, questa sicuramente è una domanda a cui voglio rispondere. Ho perso le domande di Francesco. Simon, io perdo perché credo che la mia banca mi pigli gli stop loss. Simon ovviamente sa di cosa parla e sta scimmiottando le sciocchezze che si dicono nel trading. Le mani forti che ci prendono gli stop loss. Non esistono le mani forti che ci prendono gli stop loss. Allora, Luca dice, purtroppo ci sono milioni di persone che lavorano con analisi tecnica. Io penso che ognuno sia portato per una metodologia e su altre no. Ah, può essere, uno può essere portato per quello che vuole, ma con l'analisi tecnica, siccome che non offre un edge, un vantaggio predittivo sul mercato, perde soldi. Che poi, per carità, lo dico anch'io, sempre. Ognuno perde i soldi come cazzo gli pare, assolutamente. Se sei portato a perdere soldi con l'analisi tecnica, liberissimo di farlo. Allora, Francesco, io partirei da questa domanda, un classico. Molti dicono che bisogna avere lo stop loss più piccolo dei take profit. E mai il contrario. Perché non avere questa formazione? Allora... Ti dico, diciamo, la regola di base che potresti seguire, che consiglio di seguire. Voi non chiedetevi perché non è vera, voi chiedetevi perché credete sia vera. Ok, se credete che sia vera perché vi suona bene, perché la maggior parte dei trader, o diciamoci le cose come stanno, ok, molte cose passano e vengono accettate dalla massa degli aspiranti trader perché sono cose che a un qualche livello istintivo, anche a un qualche livello, diciamo, di preferenza, di semplificazione mentale, suona bene. Quindi stop loss vicino, take profit lontano, ah che bello, rischio poco, guadagno di più. Salve, bella lì, oh, abbiamo, cioè, con una cazzata così crediamo di andare avanti a guadagnare soldi con i mercati finanziari, quindi essere al pari dei analisti finanziari, dei matematici, degli statistici, dei programmatori con i controcazzi che vengono assunti dai migliori fondi di investimento per tirar fuori dal mercato un 20% all'anno tirato fuori per le orecchie. Okay. E noi siamo piccoli trader con piccoli capitali, quindi dobbiamo anche batterli a livello di rendimenti. Con che cosa? Con la supposizione che se metto uno stop loss vicino, un take profit lontano, ho qualche vantaggio sui mercati. Cioè, solo a pensare una cosa del genere dovrebbe farvi sentire non proprio svegli. Okay. Quindi chiediamoci perché delle cose. Okay. C'è un qualche motivo matematico, qualche motivo statistico, qualche motivo probabilistico affinché questa cosa sia vera, ok? Quindi diciamo che la domanda base, il concetto base che dovete sempre tenere a mente è che non è mai così semplice, anzi non è mai così facile. Ok, stop loss vicino, take profit lontano, una cosa che funziona, ok, è troppo facile, sì, suona come una cosa troppo facile, quindi bisogna ragionarci sopra, perlomeno. E comunque se andate a ricercare una qualche, diciamo, come dire, motivazione solida, quantitativa, matematica dietro a questa preferenza, non la trovate semplicemente perché non esiste.
Ok, non esiste nulla al mondo che possa dimostrare che un stop loss più vicino al prezzo di apertura del take profit dia qualche vantaggio rispetto alla situazione contraria. Ok. Un altro discorso è che di fatto alcune strategie di trading che testate negli anni a livello di backtest, a livello di esperienza, che seguono un certo vantaggio statistico, un vantaggio predittivo oppure un vantaggio macroeconomico sul mercato, per delle motivazioni legate proprio a quella strategia, abbiano, diciamo, lavorino meglio con un stop loss più vicino del take profit, e altre lavoreranno meglio con uno stop loss più lontano e il take profit più vicino. Ok, per stop loss ovviamente non sto parlando di stop loss in macchina, take profit in macchina per forza, ma è un discorso estendibile anche a, per esempio, chiusura in profit oppure chiusura in perdita, che può, non può essere non fissa ad un certo prezzo prefissato inizialmente, ma può essere anche dinamica e, diciamo, saltar fuori per delle motivazioni che vengono fuori mentre il trade è aperto e il mercato si sviluppa. Ok, quindi è anche difficile parlare di stop loss, take profit come regola di entrata e di uscita. Io ormai non utilizzo praticamente mai, ok, nei sistemi automatici stop loss e take profit, diciamo, di sicurezza, di ultima istanza, cioè se mi va via la corrente e ho l'operazione in macchina, se c'è lo stop loss e il take profit inseriti, sono più tranquillo, ok? Però le strategie avranno il loro rapporto rischio-rendimento ottimale in funzione della strategia, e la strategia starà in funzione del mercato, ok? Ma vantaggio stop loss vicino, take profit lontano, esiste solo nella mente del trader pigro, ok, credulone, che pensa istintivamente, ok, che uno stop loss vicino, quindi un rischio piccolo a fronte a un premio grande, sia un vantaggio a prescindere. Ok, in realtà che cosa succederà? Succederà che stop loss più vicino, le probabilità che venga intercettata sono maggiori, ok, proprio a livello di calcolo probabilistico, del take profit più lontano. Quindi alla fine dei giochi avremo più stop loss incassati e meno take profit, e alla fine della fiera noi perderemo soldi, cioè saremo in pari, però siccome che ogni operazione ha dei costi, alla lunga saremo in perdita, però questo è già un discorso che sicuramente molti fanno fatica a capire. Ok, allora, milione persone dentro. Ci sono valute che di norma non arrivano mai a fare il livello 50 dell'indicatore FTSE, immagino, quando in eccesso ci arrivano tutte. No, ai 50 ci arrivano quasi tutte. Io, Giuseppe, mi sta chiedendo per il mio indicatore FTSE, che vedrete nel prossimo webinar, al quale ovviamente vi siete tutti iscritti, vero? 28 novembre, ottobre, fra circa 2 settimane, se non sbaglio dovrebbe essere un mercoledì, con il broker Top FX facciamo questo webinar dove presenterò la nuova versione del mio indicatore FTSE e tutto quello che c'è dietro, ovviamente, dietro la formulazione di questo indicatore, quindi la formula, le ragioni per cui l'ho creato, come funziona, che è veramente quello, diciamo, a livello di informazioni che vi regalo gratis, quello sarà il vostro valore aggiunto. Dopo, se vorrete scegliere quelle cose lì come parte della vostra operatività, sicuramente anche l'indicatore stesso sarà una cosa molto molto interessante.
Allora, dove inizia la ricerca di un bias su una valuta? Allora, bias, di solito per la parola bias si intendono, diciamo, quelle inefficienze statistiche, ok? Quelle cose che statisticamente si ripetono spesso, che può essere un bias orario o così via. Diciamo che i bias sono una cosa che di solito sono una prerogativa del trading algoritmico. Ok, quindi si fanno degli strumenti di ricerca. Io in qualche webinar vi ho fatto vedere delle inefficienze dove ho fatto girare, diciamo, un sistemino di ricerca sulle serie storiche del Forex che cercava, diciamo, studiava delle statistiche su quante volte il prezzo inverte dopo una barra direzionale o qualcosa del genere. Sinceramente non mi ricordo perché ne ho fatte migliaia di questi test. E vi avevo fatto vedere che da una semplice ricerca del genere si può ricavare un'inefficienza statistica che nel gergo dei sistemisti si chiama bias orario, che praticamente portava alla definizione di un sistema di trading che ad una certa ora, se la barra oraria precedente era direzionale, entrava nella direzione precedente e chiudeva dopo un tot di non mi ricordo cosa, di minuti o di ore, e veniva fuori una bella equity. Ok, questa cosa era molto ripetuta, diciamo, costantemente negli ultimi 10 anni. Ed ecco che viene fuori un bias, un'inefficienza statistica. Ecco, questa è una di quelle cose che si possono ricercare sui mercati. Ok. Quindi bias, cioè, a occhio fai fatica a trovarli, diciamo, è prerogativa del trading algoritmico. Che cosa intendi per inefficienza di un mercato? Allora, per spiegarla in maniera semplice, ve la spiego così. Il mercato efficiente, adesso lasciamo perdere tutta la teoria, tutti gli studi, diciamo, che ci sono stati fatti dietro, e proprio semplifichiamola molto, facciamola molto easy. Allora, un'inefficienza è uno spiraglio di prevedibilità, nient'altro, nient'altro. Lasciate stare i luoghi comuni dei cialtroni formatori del trading che vi dicono: ah, i mercati non si possono predire. No, il lavoro del trader è quello, appunto, ricercare le inefficienze. Sono delle piccole spirali di prevedibilità. Ok, un mercato perfettamente efficiente può essere a completamente casuale. Sto teorizzando, che okay? Vi sto spiegando la teoria che c'è dietro al discorso efficienza e inefficienza. Un mercato perfettamente casuale è per definizione assolutamente al 100% efficiente, quindi senza inefficienza. Quindi casuale, random walk, significa efficiente. Nel random walk, nella casualità, non si possono trovare inefficienze per definizione. Okay. Un mercato che magari è ampiamente efficiente, ma che ogni tanto si lascia sfuggire delle inefficienze, quindi delle componenti predittive, è un mercato efficiente che però non è efficiente al 100%. Ok. E ora ovviamente vi devo fare qualche esempio di inefficienza
è di bias predittivo. Inefficienza è, diciamo, è di qualche esempio di vantaggio predittivo che andiamo a ricercare, se no sarebbero tutte parole al vento. E voi giustamente, molti diranno, ah, ma ecco, Sergei parla male degli altri e poi alla fine non ci dà mai niente. Quale può essere un esempio di inefficienza? Un esempio di inefficienza molto semplice, molto, ma molto reale e molto persistente è il bias rialzista degli indici americani. Indici borsistici americani negli ultimi 50 anni, alla lunga, ok, sono sempre saliti. Okay. Quindi un trading buy and hold, quindi un trading di posizione di investimento sugli indici americani è vincente alla lunga, o comunque negli ultimi 50 anni, negli ultimi 100 anni è sempre stato vincente, ok? Specialmente se magari le posizioni venivano aperte o incrementate sui ribassi, ok? Quindi si possono fare, secondo, cerca di essere concreto invece di parlare senza senso. Allora, guarda, la mia concretezza, Matteo Vaturi, è di bannarti a fanculo. E andare avanti con molta concretezza. Ecco. Quindi, questo è un tipo di... è un esempio di inefficienza, ok? Come si può, perché la chiamo, diciamo, vantaggio inefficienza che porta un vantaggio predittivo? Perché appunto è stato fatto un processo di ricerca di vantaggio predittivo. Abbiamo preso una porzione di passato, l'abbiamo osservato, abbiamo visto che gli indici salgono e abbiamo detto, ok, se questi indici salgono per sono saliti per, non so, 40 anni, 50 anni di fila, magari mangiandosi un annetto ogni tanto di ritracciamento, posso io supporre che negli anni successivi quello che è successo per 50 anni passati si ripresenterà? Io direi di sì. Ok, quindi il lavoro del trader, o in questo caso dell'investitore, è quello di presumere, fare la propria, diciamo, previsione, ok, che nel futuro gli indici continueranno a comportarsi più o meno come si sono comportati nel passato. Ok. E questo è appunto un esempio di ragionamento atto a identificare un qualche inefficienza, quindi in questo caso bias rialzista, e a presumere che questo sarà ripetuto nel futuro. Okay. Adesso, per noi trader è una cosa relativamente interessante questa cosa qui del bias rialzista dell'indice, è una cosa che esiste. Diciamo, un'altra caratteristica degli indici americani molto osservabile, molto definibile, è appunto il fatto che la volatilità non è simmetrica. Quando gli indici salgono sono poco volatili, quando gli indici crollano c'è il panic selling, quindi le vendite di panico, e quindi la volatilità aumenta. Ok. E da qui possiamo già cominciare ad andare a cercare a livello di sistemico, che cosa? Cominciare a fare dei ragionamenti appunto predittivi del tipo, ok, i mercati stanno scendendo, però stanno scendendo senza aumentare particolarmente la volatilità. Quindi non è panic selling. Perché? Perché tutti i grossi crolli borsistici dell'indice che abbiamo osservato nel passato presentano
questa inefficienza, quindi una caratteristica ben identificabile, quello dell'esplosione di volatilità sul sottostante, non so, indice S&P 500 piuttosto che quello del Nasdaq, o sull'indice che misura proprio la volatilità dell'S&P 500 stesso, quindi il VIX. Questo è un altro tipo di inefficienza. Okay. Poi è ovvio che delle cose più intraday, più carine da seguire e così via, non è che ve le dico gratis in una serata, fanno parte del lavoro del trader, ricercatore, sistemista. Okay. Però questo è giusto per darvi la direzione da seguire. Ah sì, Francesco, ho sbagliato. Ho sbagliato a bannare, vedi, dopo mi fanno incazzare questi cialtroni, questi trogloditi del web. Allora, tanto blocco quello giusto. Ah, perché dopo Matteo ha risposto, ha detto, ho capito. Allora, blocco il cazzone di turno e sblocco quello buono. Vedete, dopo mi fate incazzare e ci vanno di mezzo anche quelli buoni. Cioè, ragazzi, io sono qui per darvi una mano, ok? Cioè, lo so benissimo che qui adesso Francesco ha invitato dei ragazzi giovani di una chat di trading. So che 9 su 10 di loro un mio corso da 3.000 euro non se lo possono neanche permettere, ok? Quindi è marginale la parte, diciamo, commerciale di marketing in quello che sto facendo in questo momento, d'accordo? È un favore che sto facendo a Francesco, quindi almeno. Solo che adesso non riesco a sbloccarlo perché, vabbè, e niente. Avete visto un'incazzatura dello zar in diretta? Tranquillo che lo sblocco adesso. Altre domande? Ecco, Matteo l'ho sbloccato. Vai Matteo, sei di nuovo vivo. Francesco, digli magari di ricollegarsi che dovrebbe riuscirci. Ok. Simon, Simon è un ragazzo che di mercati ne capisce. mi hai scritto tante domande, lo so che non perdi l'occasione di sfottere i tarder. e così via. Francesco dice, invece di farvi comprare il motorino, compratevi i corsi dello zar. Che questa sarebbe una bella idea. Comunque dicevo, Simon, adesso lo so che potremmo stare qui io e te a parlare per delle ore delle fintech, delle credenze che hanno gli aspiranti trader sulle assurdità che si dicono. E si pensano sul mondo di trading, però risparmiamo un po' i principianti. Allora, Mario mi chiede, tu fai discrezionale o trading system? Faccio sia l'uno che l'altro. Io ho cominciato a interessarmi al trading in discrezionale, come quasi tutti. Ok.
Poco dopo, neanche un annetto, mi sono interessato ai trading system. Ho imparato a programmare in MQL4, dopo è uscito MQL5, in AFL Language di Army Broker, fare delle ricerche con i fogli Excel e ho anche qualche rudimento di R e MATLAB, ma rudimenti proprio per... Ho avuto anche il mio piccolo, breve periodo di interessamento all'econometria che ho abbandonato. Ok. Dopo un primo periodo di trading discrezionale seguendo l'analisi tecnica, perché ci siamo passati tutti, quando mi sono reso conto di quale assurdità ci fosse dietro alle cose dell'analisi tecnica, ho completamente, diciamo, avuto repulsione totale verso tutto ciò che era discrezionale e mi sono messo ad approfondire i trading system, quindi solamente ricerca sistemica. Un secondo. Arrivati a ritirare la spazzatura, perché qui non abbiamo dei bidoni da spazzare, o i concierge che gli uomini che quando il bidone della spazzatura è pieno scrivo alla chat dell'assistenza qui del condominio del grattacielo e arriva l'omino a ritirarlo, solo che oggi ho scritto quattro volte. Avevamo degli avanzi di pesce che abbiamo mangiato che cominciava a puzzare. Allora, gli ho scritto un po' come lo zar sa fare, sono arrivati subito. Quattro volte gli ho scritto da stamattina, dai cazzo. Allora, dove eravamo rimasti? Discrezionale o trading system? Dicevo, dopo il primo approccio discrezionale, quindi illusioni dell'analisi tecnica, ho capito che cosa stava succedendo sui mercati, cosa stava succedendo un po' nel mondo del trading a livello di offerta di possibilità di accedere appunto al mercato finanziario, ok, e quindi la relativa formazione, quindi analisi tecnica, che erano tutte robe da perdenti, ok. Dopodiché ho avuto un periodo di solo trading system, solo automatico, ok, proprio rifiutavo qualsiasi idea di discrezionalità nel trading. E adesso lavoro metà automatico, metà discrezionale, ok. La maggior parte delle mie strategie, anche discrezionali, hanno comunque una base sistemica, quindi sono automatizzabili e backtestabili nella loro versione base. E poi ci sono degli aggiustamenti da discrezionali, quindi si parte comunque da una base verificabile sulle serie storiche. Okay. Per ultima cosa, proprio ultima evoluzione, adesso mi sta facendo, diciamo, mi sta portando a aumentare la componente discrezionale guardando delle cose completamente nuove, ok, dei flussi di volume, quelli reali, che nulla hanno a che fare con quello che magari credete di sapere, che fa parte sempre della branca della formazione cialtrona, quindi volume profile, market profile, tutte idiozie quelle lì, segui le mani, cioè, dai su, siamo seri, ok. Perché queste ultime cose che sto guardando, cioè, non so se sono automatizzabili, però sono molto difficilmente automatizzabili, ok.
si lavorano bene, diciamo, in discrezionale. Ma questa parte di trading discrezionale che sto preferendo adesso non sarebbe possibile se non avessi le conoscenze delle inefficienze statistiche ricercabili, ok, con le analisi fatte sui mercati, sulle serie storiche, con gli strumenti dei trading system. Okay. E ovviamente sto parlando di trading system, di trading algoritmico serio, non l'expert advisor della griglia brucia conti, okay, stiamo parlando di tutto un altro mondo. Okay. Con questo penso di aver risposto a Mario Mambre, bella domanda, queste sono le domande a cui mi piace rispondere. Basta conoscere la probabilità per sapere che è vero che SL più corto del TP sia statisticamente vantaggioso. È proprio conoscendo le probabilità che è vero l'esatto contrario, semmai. Ok. Vedete come i luoghi comuni spesso sono esattamente l'opposto. Allora, sì, condivido di non fare l'analisi tecnica, esperienza personale, ho sempre bruciato conti. Solo che vedi, quando diciamo così, tipo ho sempre bruciato i conti con l'analisi tecnica, gli analisti tecnici ci diranno: ah, hai visto? Però se tu non ce l'hai fatta, vuol dire che gli altri, non vuol dire che anche gli altri non ce la fanno. Oppure quelli: ah, la volpa che non arriva all'uva. Questi luoghi comuni idioti che non vogliono dire niente. No, il fatto che l'analisi tecnica sia un'idiozia, testa spalle, cimoccio, Joe Ross, 1-2-3 di Joe Ross, è tutto spiegabile e dimostrabile, ok? E io lo spiego, lo dimostro in maniera inconfutabile. Nessun analista tecnico della SIAD, della FIAT, i sorci FIAT, l'ETF, qualsiasi cosa, qualsiasi cosa voi possiate, chiunque possiate mettere davanti a fare un confronto sull'analisi tecnica, nessuno in nessun modo potrà confutare, diciamo, le mie dimostrazioni sul fatto che l'analisi tecnica, l'analisi grafica è fuffa. Ok, se vedete, guardate sul mio canale YouTube i miei vecchi webinar, la rubrica carta e penna e così via, ve lo spiego in maniera inconfutabile, ok? Vi dimostro Fibonacci, prendo uno per uno i concetti dell'analisi tecnica e dimostro la loro inconsistenza, ok? Questo non significa che, appunto, per ricercare i nostri vantaggi predittivi e le nostre inefficienze non utilizzeremo degli strumenti che sono presi comunque in considerazione dall'analisi tecnica. Perché? Perché magari sono strumenti statistici, come può essere una deviazione standard, una media mobile, una regressione lineare e così via. Perché dopo gli analisti tecnici che cosa fanno? Fanno la furbata di dire: ah, hai visto? Usi l'analisi tecnica perché hai una media mobile sul grafico. Attenzione, è diverso, ok? È molto diverso. Oh, Christian, come va? Vecchio mio, vecchio volpone. Ecco. Perché dopo gli analisti tecnici espandono, diciamo, la loro, come dire, sfera di influenza così tanto che pare che basta che tu abbia un grafico finanziario aperto sul computer, questo significa che usi l'analisi tecnica, perché ci sono le candele. Ah, le candele sono analisi tecnica, quindi tu usi l'analisi tecnica. Capito? Questa è la furbata che stanno facendo adesso. Ok? E dopo magari farò un video a parte, dopo, dove gliene dico quattro ai sistemisti, quelli bravi,
che confondono un po' le acque, confondono un po' l'idea alle persone, mentre quelle cose che dico tutti i sistemisti bravi le sanno e sono al 100% d'accordo, che però spesso, purtroppo, per amore di quieto vivere, ok, che cosa fanno? Non la spiegano come dovrebbero spiegare. Ok. Quello che usi tu, Zar, funziona sempre. No, ho visto tante cose scoperte che hanno smesso di funzionare. E ho visto tante cose che avevo scoperto e preso per vere che si sono rivelate dopo esperienze ed approfondimenti anche esse delle illusioni al pari delle illusioni dell'analisi tecnica. Assolutamente sì, è un mestiere complesso quello del trader. Ok, non è, bisogna sempre stare attenti, bisogna sempre studiare, bisogna sempre ricercare inefficienze nuove, più stabili, più accessibili, più monetizzabili. Ok. Allora, la parte tecnica è solo l'entrata al mercato, ci vuole l'analisi fondamentale. Che questo è un po' uno di quei concetti un po' abusati. Ragazzi, cercate delle cose nuove, non rimane, cioè, se un concetto nel trading, il trading online, diciamo, dell'ambiente del retail, ve l'ho già spiegato in diversi miei video, è formato da 999 trader su 1000 che perdono e uno su 1000 che guadagna abbastanza da poter dire con il trading ci vivo, ci guadagno. Ok? Quindi se una cosa che pensate è comunemente condivisa, come questa cosa qui, ah sì, analisi tecnica, oppure no, analisi tecnica no, ci vuole la fondamentale, però l'analisi tecnica per entrare a mercato. E questa è una cosa che è condivisa da più persone, l'ho sentita dire tantissime volte. Ecco, se una cosa è condivisa da più e più persone, quasi sempre non ha concretezza, non ha fondamento. Attenzione, non sto dicendo che solo le cose che faccio io, solo le cose che ho approfondito io funzionano, ok? Io mi relaziono con diversi trader profittevoli, che so per certo che sono profittevoli, ok? Pochissimi di loro, uno o due, li avete visto in qualche evento di sfuggita, ma non fanno formazione come la faccio io, in maniera, diciamo, abbastanza continuativa, a pagamento. E altri non hanno mai fatto formazione, fanno il trading per i cazzi loro. E altri ancora, uno dei trader sistemisti più cazzuti che abbia mai conosciuto, non ha mai avuto un conto di trading personale. Ok, ha fatto sistemismo, ricerca, backtest, è andato a lavorare per una SIM italiana e dopo per un fondo di investimento svizzero. Stipendio più premio sui rendimenti. Carriera da trader, ok? Ecco, e tra di loro mi ci confronto e le cose che facciamo sono molto diverse. C'è chi sfrutta delle inefficienze delle opzioni, soprattutto delle vendite di opzioni, c'è chi fa forex solo time frame daily, c'è chi il forex non lo vuole neanche sapere, fa solo indici, c'è chi guarda i volumi e c'è chi fa trading system sul time frame settimanale basati sul COT e stagionalità, per esempio. Quindi cose diversissime. Però parlando con ciascuno di loro, anche se abbiamo delle linee di approfondimento diverso, siamo d'accordo praticamente su tutto. Ok, questo, diciamo, è un pattern che ho identificato. Ok, quindi un trader veramente vincente riconosce un altro trader vincente parlandoci 5 minuti. Perché le cose che contano sono quelle. Che poi hanno
diverse linee di approfondimento e questi approfondimenti consistono in anni di studi, di tentativi, di ricerche, è vero. Quindi non solo quello che faccio io funziona, ok? Però tutto quello che funziona è completamente fuori dallo scenario della formazione mainstream sul trading. È così. Non ci si può fare niente, ok? Cioè, per me sarebbe stato molto più facile fare un corso di training qualsiasi sull'analisi tecnica, impararla, applicarla e fare guadagnare soldi. Sarebbe stato molto più semplice. Adesso sto praticamente rispondendo a una delle prime domande che mi sono state fatte sul mio percorso di studi. Ecco, purtroppo è stato questo: credere nella formazione mainstream, perdere tempo e soldi, per poi rendermi conto, mi sono sentito parecchio stupido, ok, quando ho capito che le lineette che disegnavo sul grafico erano solo delle stupide lineette e basta. Francesco, bella domanda. E ho cominciato a lavorare, diciamo, sulla ricerca dell'inefficienza sulle serie storiche, quindi pura analisi statistica tramite il trading system, ok, che poi ho allargato alle conoscenze, diciamo, fondamentali, macroeconomiche, volumi ed altre cose, e integrate, diciamo, in un metodo di lavoro molto differenziato, ok, quindi automatico, algoritmico, manuale, trovando un giusto equilibrio tra le cose. Ok, questo è un po' il mio percorso di studio, che non esclude altre cose. Però, cioè, mi ripeto, sarebbe stato bellissimo, cioè, avrei preferito, tornando indietro, trovare che cosa, insegnamenti sulla price action, analisi tecnica e queste cose qui, e mi sarebbe veramente piaciuto che queste cose funzionassero. Così avrei evitato anni e anni di lavoro e di ricerca che consistono in passare giornate, settimane, mesi, nottate intere a spaccarsi la testa, a farsi sanguinare gli occhi, lacrimare sicuramente davanti ai grafici per cercare di scovare qualcosa che funzioni veramente. Ok? L'approccio statistico che accomuna elementi matematiche. Ma ti dico, menti matematiche, io ho conosciuto trader che magari avevano un'istruzione molto basilare, per niente specialistica in matematica, che fanno veramente bene. E ho conosciuto, non so, magari ingegneri elettronici. Un ingegnere elettronico, se non sbaglio, deve comunque avere delle solide basi matematiche. In ingegneria elettronica, se non sbaglio, si dà anche analisi 3, analisi 1, analisi 2, analisi 3. Ok, cosa che io non sono capace, ammetto di non avere conoscenze di quel livello assolutamente. Che però se ne uscivano con delle stronzate assurde, ok? All'inizio, quando scrivevo, programmavo trading system in MQL per conto terzi, ne ho avuti un paio di questi ingegneri molto preparati, con le loro formule, cioè formule che non finivano più, che iniziano all'inizio di un foglio A4 che finiscono dall'altro lato, ok? Per filtrare il rumore, là, delle cose assurde. Poi alla fine stringe a livello concettuale, ti rendi conto che questi qui andavano esattamente come gli analisti tecnici alla ricerca della formula magica, dei sogni, delle cose, e magari non avevano quella, diciamo, componente di intelligenza pratica da dire: no, mi fermo e approfondisco di più le mie conoscenze sul sottostante, sul mercato, ok? Quindi non è tanto, diciamo, una questione di mente matematica, ma di mente, diciamo, concreta, di mente di buon senso, che ovviamente deve avere delle buone basi, diciamo, matematiche, scientifiche. Assolutamente sì.
Allora, Mario mi chiede, tu fai le opzioni? Allora, opzioni mi ci sto interessando, non sono operativo con le opzioni per adesso. Chi mi consigli per imparare le opzioni, vai dagli sleali. Ragazzi, Mirko D'Andrea di Vantaggio Sleale. Per imparare le basi delle opzioni, cioè loro spiegano delle cose abbastanza complicate in maniera chiarissima e io mi diverto a vedere i loro corsi quando mi invitano, ci vado molto volentieri, anche solo per osservare il loro modo di esporre gli argomenti e seguendoli ho anche imparato tanto a livello espositivo, sicuramente. Quindi vai dagli sleali proprio, di che ti mando io così ti trattano bene. Allora, come hai fatto a conoscere questi trader profittevoli essendo il 99% dei trader perdenti? Facendo il cazzone sui social, quindi scrivendo cose ovvie ma vere sull'analisi tecnica, su tutto il resto, mi contattavano loro. Il trader, diciamo, sistemico più famoso al mondo, l'ho conosciuto perché mi ha scritto una mail, congratulandomi su delle cose che scrivevo sui forum, che erano molto, diciamo, controcorrente. Ti parlo del Bo 2010. Li ho conosciuti, cioè, sono stati più loro a conoscere me in realtà. Io semplicemente scrivevo le mie cose. Allora, come riconoscere i sistemi che non funzionano più? Ah, perdono più di quello che era preventivato. Tu prendi un periodo real, vedi che è molto diverso dal periodo di backtest, quindi non funziona più. Cioè, non è che ci sia nulla di male. Sì, ci sono dei sistemisti che creano. Conosciuto sistemisti che hanno creato dei loro personalizzati indici, diciamo, di come dire, indici di corrispondenza tra il forward e il past, ok, e si affidano a questi indici per capire se per decidere in maniera quantitativa se un sistema è da staccare o no. Cioè, lo vedi, se il backtest è così, magari l'equity del backtest è così, il pezzo di equity di forward vol, ok, che fa parte comunque del backtest, magari non è così, più così bella, ma è così, e il real va avanti per un po' così e poi è così, e questo nel backtest e nel forward non c'è, basta, cioè proprio così te lo spiego con le dita, non funziona più, lo vedi, ok? Perché comunque un sistema che fa un po' di perdite anche di seguito nel backtest o almeno nella fase della validazione del backtest, ok? Quindi forward walking analysis o altri sistemi, quel po' di perdite doveva essere già preventivato più o meno, che poi il real sarà sempre peggio sia del backtest sia della parte forward che comunque fa parte del backtest, ok? Sarà sempre peggio. Ok, quanto peggio lì dopo. Comunque anche nel sistemismo, ragazzi, ci vuole un po' di esperienza, qualche anno di esperienza ci vuole, non si scappa, cioè non è che cioè, anni di esperienza, anni di successo e di insuccessi, non si scappa, non sto qui a raccontarvi delle cose che non sono. Ok. Allora, Sergei, don't
Complain with the hot tool stuff. Ah, non si lancia dal ah, l'immondizia non si lancia dalla finestra del grattacielo. Poi avrei dovuto farlo. Volumi sul Forex, mi chiede Mario. Non esistono i volumi sul Forex, è proprio un concetto, è un concetto non, che non esiste. E lo spiego in tutti i miei webinar, non sto a ripetermi. Ok. State attenti a quelli che dicono, ah, ma per dire, il Forex si trada per lo più con la MetaTrader, MetaTrader 4, 5, ok, allora... Molti formatori dicono, ah, è vero che non ci sono i volumi sul Forex, quello che vedi sulla MetaTrader sono i volumi del broker. Non è vero neanche questo, la MetaTrader non è capace di gestire, di collezionare i volumi del broker, assolutamente no. Quello che vedete come volumi sono semplicemente le collezioni dei tick collezionati dentro una barra. L'ho provato, ecco, ho scritto un sistema che scrive sul diario della piattaforma, fa un conteggio dei tick che arrivano e guarda che cosa, il valore dell'indicatore di volume, il semplice volume, quanto è il volume della barra, e corrispondono. Quindi ogni tick che arriva aggiunge un'unità al conteggio del volume, quindi tick nuovo, volume, tick nuovo, volume, 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 e alla fine tot tick trascorsi. Tick è la più piccola variazione di prezzo registrata dal mercato. Quindi tot tick alla fine della barra, tot volume alla fine della barra. Finito. Quindi non sono neanche i volumi del broker o della piattaforma. Quindi i volumi del Forex non esistono. Qualcuno dirà, ah, ma ci sono i volumi dei future. Sì, va bene, però i future in tutto, sapete quanto fanno di volume a confronto a tutto il mercato interbancario del Forex, quindi tutti i contratti vari interbancari che ci sono, che formano il Forex, quindi lo spot, i vari forward, i vari currency swaps, e così via, 4%. Ok, quindi sì, potete guardare i volumi sui future, però sono il 4% dei volumi totali. Ok, e poi i future sono solamente per dei cambi di alcune valute contro il dollaro, i future, quelli quotati sul CME, ok? E tutti gli altri cross, che magari anche hanno anche dei altri volumi tra un cross e l'altro, che non riguardano il dollaro, come lo mettiamo, dove li troviamo. Quindi i volumi sul Forex non esistono, non sono collezionabili, non sono verificabili, dimenticateli. I volumi sul Forex, no. Questa è una certezza, è proprio, è così, basta. Chiunque vi parli su volumi di Forex non ha studiato. Simon ci dice, studiate statistiche delle time series. Assolutamente sì. L'influenza del retail è infinitamente rispetto ai soldi che circolano sui mercati. Se ne fregano dei nostri stop. Esattamente. Ma questi cosa sono i primi commenti? Boh. Oppure danno colpa alla psicologia o al trading plan. Esattamente. Ah no, ok, sto scorrendo bene. Andrei, se vuoi per i rifiuti ti creo un drone con la pinza per spedirlo di sotto senza chiamare nessuno. Ma dopo lo spedisco. Io qua il corridoio con 6 ascensori. Dopo il drone deve prendere l'ascensore, quindi non so neanche come si... Boh, almeno io le scale non so neanche dove siano qui. La finestra comunque non la posso aprire, sennò veramente la buttavo di sotto. Qui sono in una torre che è costruita in questo modo, vedete? Allora, sono dei mega finestroni così a parete, che per me è una cosa fighissima, perché io
È da quando sono, diciamo, adolescente che sogno di vivere in un posto come questo, con le vetrate, avere le pareti completamente di vetro, anche nelle camere da letto è tutto così, è una figata. Infatti posso stare sul letto e guardare il paesaggio marino, che è una figata. Ok. Dopo qui ho un po' di vista sulla città, non so se si vede. Ok. Quindi no, dalla finestra qua non si butta niente. Ed è buono perché stare qui sarebbe buono anche per un trader con l'analisi tecnica. Perché quando è il momento di rendersi conto che ha perso tutti i soldi, non si può buttare di sotto. Allora, hai voglia di raccontare qualche esperienza nel tuo periodo di vacanza a persone nelle grandi banche? Ricordo un tuo... Aspetta che devo riprendere. Un tuo webinar che raccontavi che dopo la tua azienda nelle costruzioni ti eri avvicinato a persone nell'ambito finanziario. No, sono stato a New York, a Manhattan. Cioè in realtà non eravamo... dormivamo a Roosevelt Island, che è l'isola... è un'isola proprio di fronte a Manhattan. Non fatemi dire il nome del fiume al quale eravamo in mezzo perché adesso non mi viene in mente. Ed è, diciamo che sul lungo riva di questo isolotto c'è il paesaggio più bello verso Manhattan, che praticamente si vede l'acqua e tutti i grattacieli di Manhattan, no? È praticamente da lì che quando fanno i film e rinquadrano Manhattan, fanno scorrere le videocamere e fanno vedere quel bellissimo paesaggio. Ecco, eravamo su quella isola lì. Il mio migliore amico lavorava alla Morgan Stanley in... faceva analista finanziario, se non sbaglio era specializzato in acquisizioni, quindi proprio un lavoro alla Gordon Gekko, ecco, acquisizioni e se non sbaglio aziende che avevano a che fare con l'energia, però non voglio dire una stronzata perché era veramente tanto tempo fa, 2007, ecco. E niente, la sera si usciva con i suoi colleghi, i suoi compagni del PIT, e c'erano altri trader. Mi ricordo c'era una, ho fatto conoscere questa ragazza che era una trader sui vari, penso sui titoli statali ad alto rendimento, se non sbaglio. Ed era lì tutta nervosa, si fumava una sigaretta dietro l'altra, perché era sotto di 25 milioni, una cosa del genere, e che se non chiudeva il trimestre in un certo target, la licenziavano. Poi... ci ha fatto sapere che ha recuperato e quindi andava a meraviglia, ecco. Però per dire anche le mani forti ogni tanto prendono le mazzate sui mercati. Quindi non è che sono lì che manipolano il mercato per cacciare gli stop loss di quattro sfigati che hanno scaricato la MetaTrader e messo 500 euro, 1000 euro sul conticino di trading, ok? Cioè, noi piccoli non esistiamo per il mercato vero, ok? Sono tutte sciocchezze quelle lì. E niente, erano tutti ragazzi sotto i 35, diciamo, dai 25 ai 35. Io niente, sono stato lì un mese, cazzeggiavo da mattina a sera, non facevo niente. giravo, musei, cose,
cose varie, cercavo dei posti dove si mangiava bene e così via. Capitava spesso che magari ci dovevamo incontrare con un mio amico, non so, per esempio alle 9 di sera, avevamo come punto di ritrovo con lui e i suoi amici colleghi un ristorante italiano in un vicolo dietro alla banca Morgan Stanley. E molto spesso mi ci ritrovavo lì da solo perché loro magari facevano le 11 di sera per completare un qualche progetto. Ah, una cosa interessante, sai qual è una cosa interessante? Quando finivano, diciamo, il lavoro su un qualche loro modello o piuttosto che su una qualche ricerca su dei dati fondamentali di qualche azienda, comunque quello che è il lavoro vero dell'analista, ok? Spesso la sera passavano il lavoro a dei loro colleghi della filiale in India, ok? Quindi sfruttavano il fuso orario, quindi loro andavano a riposare, cioè riposare, divertirsi la sera, poi riposare, poi tornare in ufficio al mattino, ok? Mentre in India c'era la giornata lavorativa e i loro colleghi in India portavano avanti il lavoro sui modelli, sulle ricerche, ok? E quando loro la mattina tornavano sul pit, sulla postazione, in ufficio per dire, ok? Trovavano quella parte di lavoro che avevano commissionato ai loro colleghi col fuso orario diverso in India, ok? Si trovavano il lavoro svolto comunque continuativo, ecco, facevano anche queste cose qui, le mani forti. Allora, ciao, quando ci sono le notizie economiche conviene non operare, ma dipende, dipende. A tre tori, cosa sono tre tori? Ah, i tre tori sono, ho capito, in ordine di importanza, con tante, ok. Conviene non operare, ma dipende. Se sai quello che stai facendo, puoi operare benissimo. Se tu intendi il fatto che quando esce la notizia si può allargare lo spread, il broker ti può fare slippage e così via, se entri nel movimento subito post notizia, bisogna tenerne conto. Però anche lì c'è notizie. Se guardi sul mio sito sergeimagala.net, ci sono un paio di articoli del blog sulle news e c'è anche un webinar dedicato alle news, ok? E anche sul mio canale YouTube, se cerchi tra i video della rubrica carta e penna, ce ne sono due o tre sul trading sulle news, ok? Guardateli che fai prima. Ecco, dove portano studi e ricerca? Una grande motivazione per studiare. Bene, sono contento. Simon dice, anche casa mia, cosa c'hai? Anche tu non puoi buttare fuori l'immondizia dalla finestra a casa tua? È arrivata Natalia dalla, che ha finito la palestra, di allenarsi in palestra. È uno dei motivi per cui l'ho scelta. Anche a te piacciono le vetrate, immagino. Simon dice, parla del costo della vita a Dubai. Ah, dipende da cosa fai. Diciamo, per vivere bene qui, guarda, te lo dico proprio, ti do la cifra secca. La cifra secca è 30.000 euro dollari al mese. Senza, qui non fai la vita, diciamo, non te la godi Dubai, ecco. 20-30.000 euro al mese ti devono entrare. Per poterne spendere, per dire, 10 al mese per vivere tranquillamente, ok? Che poi, non so, per esempio, parlavo l'altro giorno con la ragazzina che è qui sotto, quando si va in spiaggia ti dà l'asciugamano, ok, la reception della spiaggia,
bielorussa e guadagna se, 1250 euro con il cambio dai dirham, sì, 1250 euro al mese, che non è male per non fare un cazzo, star lì a segnare chi, chi va in spiaggia e chi non va in spiaggia. Sì, 1200 euro. Lei con suo marito spendono, hanno un appartamento condiviso e spendono meno di 1000 euro al mese. Cioè, quindi c'è chi arriva qui per, diciamo, fare un lavoro normale, guadagnare, però, cioè, se devi venire a Dubai a fare una vita un po' così non ha senso, ecco. Dubai è, per chi o ha dei capitali da investire, da spendere, quindi vive di suo, o di, diciamo, di entrate, cioè 10.000 euro al mese qui ti partono tra affitto, mangiare, fare un giro, andare al cinema, ti partono, ok? Che poi in realtà qua io sinceramente non, cioè, oltre che andare a pranzo, a cena in giro, soprattutto in questo periodo, io sono qui da 10 settembre, ho fatto tantissimi studi, tantissime ricerche, ho preparato dei materiali anche per la formazione molto interessanti, che devo concludere, quindi, cioè, non, per dire, ancora non sono stato alla Palma, per dire, non, la vedo qui dalla finestra. Ma la vedo giù dalla spiaggia, ma non ho ancora fatto un giro alla Palma, ecco. Uno di questi weekend mi noleggio il mio Ferrari, me ne vado a fare un bel giro nei posti belli alla Palma, però ancora non ci sono stato, ecco. Però d'altro canto, cioè, quanto costa un appartamento di 250 metri quadri bello in centro a Milano? Ok, quanto costa la vita se mangi fuori praticamente quasi tutti i giorni a Milano? Alla fine siamo lì, ok, i taxi sicuramente qui costano di meno che a Milano o a Roma, quindi non è che qui, se non sei uno sceicco, non vivi assolutamente, no. Però sicuramente, cioè, non è che venite qui. Allora, Marlon, tu eri andato lì per stare con il tuo migliore amico o per lavorare nel tuo settore o per vacanza? No, no, ero giusto andato per trovare il mio amico, assolutamente. Assolutamente. No, la finanza ancora non l'avevo scoperta. Ok. La finanza l'ho scoperta quando ho visto crollare il mercato immobiliare. Per che cosa? Perché è crollata la borsa americana, quindi i mutui subprime. Che cazzo c'è? Allora lì ho cominciato a capire un po' di cose. Per esempio, che il settore immobiliare è legato ai tassi di interesse. Non so se quando fate i corsi di immobiliaristica, i corsi di fare soldi con immobili, quelle che immagino saranno dei corsi altrettanto stronzi quanto sono i corsi sull'analisi tecnica, non so se vi spiegano che il mercato immobiliare è legato ai tassi di interesse, per esempio. E in maniera abbastanza subdola, perché in realtà i tassi di interesse più alti, ok, almeno in Europa, negli ultimi 20 anni, quando c'erano i tassi più alti, il mercato immobiliare andava alla grande, ok, ma non perché la gente fosse contenta a pagare interessi alti sul mutuo, ma perché questi mutui cazzo glieli davano alle banche, conveniva. Adesso alle banche non conviene più assumersi il rischio, di
di concedere i mutui a cani e porci come una volta, che sarebbe giusto che li concedesse, ok? Perché comunque ci guadagnavano tutti. Quando invece i tassi di interesse sono scesi o comunque quasi azzerati, alle banche non conviene più, gli conviene investire in titoli di Stato. Allora, Massimiliano, grande Sergei, qual è il tuo film preferito sulla finanza? Ah, il film cult sulla finanza, quello che, da cui veramente c'è da imparare, è Wall Street, l'originale 87 di Oliver Stone. Ok, assolutamente. Wall Street è un film che uno che vuole avere successo in borsa con il trading deve guardare non una, 100 volte, perché lì veramente c'è tutta l'essenza. Io non so chi hanno assunto come consulente tecnico per fare quel film, però lì veramente c'è veramente tutto. Riguardatevi il film Wall Street e riguardatevi 10 volte almeno la scena dello spogliatoio. Ok, lì veramente Gorgon Deco dice quello che è l'essenza del trading, o comunque dell'attività dello speculatore vincente, ovvero che la cosa più preziosa sono le informazioni, ok? E che senza le informazioni, quelle che dopo chiamo io predittive, comunque nel suo caso erano informazioni insider, per fare insider trading, ok? Senza quel tipo di informazioni dice una cosa verissima e molto precisa dal punto di vista tecnico, ovvero che senza quelle informazioni la gente lancia le freccette, quindi si illude di fare della speculazione ragionata, ma in realtà si affida al caso. Cioè, poesia, poi soprattutto per chi ha fatto il mio corso di trading con l'Apollo Action, dove formalizzo tutte queste cose qui, quindi caso, non caso, inefficienza, ricerca di queste cose qui, è proprio poesia, perché è l'essenza, è proprio la prima cosa da capire, che nessuno si vuole, guarda caso, soffermare a capirle, ok? Tutti vogliono guardare i grafici, disegnini, ma qua c'è un supporto che il mercato sente, il mercato però se lo buca va di sotto, tutte cazzate. Fermatevi a ragionare sull'essenza del mestiere del trading, ok? Ovvero quello di non ritrovarsi in balia del caso, anche illudendoci di avere un qualche vantaggio del tipo grafico, piuttosto che seguire qualche indicatore, piuttosto che il test a spalle, ok? I vantaggi devono essere concreti, quindi informazioni concrete. Ma genialata passare il lavoro alla filiale indiana, sì. Se uno non ha studi specifici, come si arriva ad ottenere soldi in gestione? Con uno storico, con delle buone proposte formalizzate nella giusta maniera, e così via. Ti dico, la Svizzera, se vuoi di avere dei soldi in gestione, il paradiso, diciamo, del trader freelancer è la Svizzera. Lì ci sono un sacco di fondi, fondarelli, case di gestione, anche di gente assolutamente incompetente, gente improvvisata, sfigata, che però aveva qualche soldo da parte, aveva la passione della borsa e quindi ha messo su la propria casa di gestione, il proprio fondarello di investimento, magari sperando di poter guadagnare affidandosi a qualche trader, analista tecnico, amico suo, amico di chat, di Telegram o di Facebook. Ho visto succedere anche queste cose qui. Ovviamente nel passare degli anni dopo si rendono conto che perdono soldi e basta. Ok, se tu trovi qualche fondo di investimento di questo tipo e ti presenti con uno storico
che può essere anche non molto capitalizzato, però concreto, verificabile, te li trovi lì con la bava alla bocca, pur di mettere le mani sulla tua operatività, che può essere sistemica, discrezionale, quello che è. Si trovano i capitali, anche senza studi specifici. Poi ovvio che se vuoi lavorare in una banca d'affari o in un fondo di investimento grande, serio, strutturato, cioè lì dopo, però lì dopo ti formano loro, ok? Lì devi avere una certa base, bisogna vedere quale figura loro ricercano, che può essere un analista quantitativo piuttosto che, non so, un analista finanziario piuttosto che un matematico, una figura da inserire nella gestione del rischio. Dopo ci sono varie cose, ok, che si possono fare. Però lì ti formano loro, ecco, lì dopo è una questione più che altro di titolo di studio e di interesse. Che poi non vuol dire niente, perché io mi ricordo alla banca d'affari dove lavorava questo mio amico, avevano assunto delle persone laureate in lingue, dei ragazzi laureati in lingue, che hanno fatto, li hanno assunti come analisti finanziari e li hanno formati loro nel periodo di tirocinio, quindi volendo, però adesso non penso sia particolarmente fiorente il mondo, diciamo, dei fondi di investimento grandi o delle banche d'affari. Invece i piccoli fondarelli, anche quelli abbastanza improvvisati, però che comunque le loro milionate da gestire ce li hanno, quelli si trovano sempre, non vi preoccupate, ok? Non crediate che le percentuali dei fondi di investimento che guadagnano regolarmente anno dopo un anno, non dico che sono disastrose come quelle dei trader retail, ma ok, se sapete dimostrare di essere capaci di guadagnare soldi sui mercati, capitali da gestire, li trovate, ecco. Simon, non è che proprio lo passano, ma lavorano in team multi-time zone. Simon, adesso non venire a super cazzolare lo zar, dai. Sto parlando con dei ragazzi di una chat di trading, dai. Non facciamo le super cazzole per darci un tono. Grande Simon. Sì, passano, lavorano in team multi-time zone. Passano il lavoro ai loro colleghi in India. Ok, grande. Sam, intendo se bisogna avere uno storico reale, demo, in tot de anni. In teoria potresti anche avere un backtest fatto bene e, diciamo, e saperti vendere. Ho visto succedere anche queste cose qui. Un demo, backtest e sapersi vendere. Però, cioè, sto parlando di gente che aveva qualcosa di concreto da far vedere, ok, a livello sistemico. Cioè, se ne accorgono se c'è della sostanza o no dietro. Almeno, quello era il caso di un fondo di investimento serio. Laura, ma perché hai deciso proprio Dubai? Non è il posto più bello del mondo. Allora, a parte che è bellissimo, adesso ti spiego. Io vivevo fino adesso, diciamo, metà tra Italia e Russia. Ok, la mia ragazza è russa. Ok, quindi quando sono in Russia abbiamo l'appartamento dove conviviamo. Ok, quando sono in Italia ogni tanto viene lei, oppure sto per i fatti miei, dopo la raggiungo in Russia e così via. Con il lockdown dovuto per il Covid, che cosa è successo? Io sono cittadino italiano, il passaporto italiano, ok? Quindi in Russia ci sto con un visa business annuale, che rinnovo di anno in anno, ok? Perché comunque ho un'attività, un'azienda anche in Russia. E, diciamo, cioè, sono socio maggioritario di un'azienda in Russia.
cosa è successo? Che dovevo rinnovare il visto, mi scadeva il visto proprio nel periodo in cui è cominciato, diciamo, il lockdown. I paesi hanno cominciato a chiudere i confini, ancora non c'era il lockdown. Ok, e quindi non mi hanno rinnovato il visto e non potevo andare su in Russia, ok? Perché lì il confine non è che lo passi su un barcone, ecco. Ecco. E hanno chiuso il confine, quindi neanche la mia ragazza, che comunque ha un visto Schengen che poteva in teoria venire benissimo quando voleva in Italia, però hanno chiuso il confine e lei non poteva raggiungermi. Quindi abbiamo detto, vabbè, adesso passerà, non ci vedremo per un mesetto, amen. Invece la cosa è durata molto più del previsto. E già a fine primavera dicevamo, andiamo a vedere qualche paese dove ci possiamo raggiungere, perché tra Italia, tra Russia e in Europa il confine sembrava non lo dovessero più aprire. Ok, infatti è ancora chiuso, sono ancora chiusi, non si può andare avanti e indietro dall'Europa alla Russia, a meno che non hai dei motivi che comunque devono essere confermati dal Ministero. E cominciavamo a guardare qualche paese aperto ad entrambi, ok? E subito abbiamo visto per Dubai, anche perché comunque dai, qui era una cosa interessante e volevo comunque venirci a vedere come si stava, eventualmente anche per farci la residenza, perché no, per questioni fiscali e così via. Però proprio causa forza maggiore abbiamo visto che l'unico paese che bene o male sembrava che fosse il primo ad aprire i confini ai turisti, che quindi ci potevamo trovare, e quando arrivi qui ti fanno un visto sul posto in aeroporto per 3 mesi, ok, era l'unico posto dove ci potevamo vedere. E infatti dopo 6 mesi di lockdown, dopo in luglio Dubai ha aperto a tutti i turisti, però la Russia rimaneva chiusa, quindi non c'era la comunicazione diretta, quindi abbiamo aspettato altri 2 mesi, quindi luglio, agosto, e a settembre io sono venuto, i primi di settembre sono venuto a Dubai, e l'11 settembre, proprio il primo volo dalla Russia a Dubai, la mia ragazza l'ha presa e mi ha raggiunto qui. Ok, qui ci piace, è bellissimo, una figata, non è vero che non è un bel posto, è un posto bellissimo, si sta benissimo, ok? E per adesso abbiamo deciso di rimanerci, assolutamente. C'è il Covid lì, ma il Covid c'è dappertutto e da nessuna parte. Il Covid è una cosa, è come, è la nuova, il Covid è la nostra nuova vita, non è che c'è o non c'è, è una cosa platonica, è un concetto, ok, tra il mondo delle idee e il mondo materiale, una cosa un po' così. Che poi scientificamente e medicamente parlando è vero, perché il virus, sapete, dovreste saperlo ormai, che siete già diventati tutti virologi nel frattempo, come giusto che sia, il virus è, diciamo, un'entità al limite tra l'essere vivente e no, quindi non ha una precisa classificazione tra i viventi e il materiale inorganico. Ok, se non lo sapete informatevi, che è anche ora. Allora, Sandro, ci parli dei tuoi futuri progetti a Dubai. Allora, futuri progetti, quella di creare un vero e proprio fondo di investimento, ok? Allargare la parte di gestione di capitali che mi affidano società di gestione russe. Aumentare, diciamo, la parte di gestione per piccoli capitali retail che riesco a reperire io in Russia o qua in loco, e di concludere, diciamo, la mia
parte di offerta formativa, i miei fighissimi corsi di formazione che spero presto, tra un, non so, un 6 mesi, di affidare tutta la parte, diciamo, di marketing, di vendita di corsi ad alcuni miei studenti che mi danno una mano in questo senso. E io dedicarmi solamente al trading, ovviamente. Cioè, bravo, finisci la formazione che poi facciamo una cena tutti a Dubai l'anno prossimo. Ah, per me potete venire quando volete. Fatto il tour nel deserto fake? No, ancora non ho fatto, cioè, ti giuro, qui non... Ho lavorato, cioè, io qui lavoro, cioè... Lavoro, studio, faccio ricerca, non... Sistemo le mie cose, anche solamente per capire come impostare il fondo di investimenti a livello legislativo, a livello strutturale, è un fottio di lavoro che non vi immaginate. Cioè, tu sai, me lo immagini. Che no, nel deserto ancora non ci sono. Forse domani vado a fare un giro lì allo zoo Safari. Sono stato in una mostra d'arte. Che faceva schifo, faceva schifo. C'era un quadro bello in tutta la mostra. Dubai va a finire che è più economica di Venezia. Ma adesso anche a Venezia abbasseranno la cresta, vedrai. Comunque, deserto fake è troppo bello, sai. Se mi avessero proposto un tour nel deserto di Dubai, guarda, è la prima cosa che avrei pensato. Sicuramente è un deserto fake, quindi tu confermi. Ok, sono già stato in un sushi bar recensito 5 stelle, quasi pieno su TripAdvisor qui a Marina. Un sushi così di merda non l'ho mai mangiato in vita mia, proprio la merda, proprio quel riso colloso da 4 soldi, poco o niente pesce, presentato in maniera brutta, cioè costoso per niente. Mamma mia, sono andato a mangiare sushi buono, Tanuki, un ristoratore russo, a Dubai Mall, non si sbaglia. Ieri volevamo andare a mangiare da Cipriani, ma non c'era posto. Allora, Marco. Ah, ciao Marco, ci sei anche tu. Aspetta. Cosa ne pensi del trading sul mercato Forex come gioca a somma zero quando ci sono attori che lo utilizzano per coprirsi dal rischio cambio e quindi non hanno come obiettivo quello di guadagnare dalla loro posizione? Cioè, Dio boh. No, dai, non ti rispondo a questa cosa, dai. È un corso di trading. Vuoi che ti fai... Dai, solo... Tanto... Sono argomenti troppo seri da trattare adesso. Sono anche un po' stanchino, eh? Adesso leggo le ultime domande e vi saluto. Se funziona solo il trading sistemico e siccome nel tempo bisogna cambiare sistema in quale mercato, allora cosa serve conoscere tutto? No, Gianluca, te l'ho pur detto, io faccio trading metà sistemico, metà discrezionale. Non è vero che funziona solo il trading sistemico. Il trading sistemico è la miglior base che si possa avere per conoscere, diciamo, la parte statistica, le inefficienze statistiche delle serie storiche dei mercati, ok? E consiglio di passare da lì, ok? Poi c'è anche tutto il resto. Il mio training, infatti, diciamo, è un non un mix, un'unione delle due cose. Dopo la Fox andremo a conquistare la Svizzera. La Fox è il mio corso Fox Forex Milionaire, il corso super avanzato di trading sul Forex, dove non c'è nulla di quello che avete visto in giro fino adesso.
Il Covid per noi è solo un nuovo market mover. No, il Covid per voi è un bel problema perché economicamente parlando io non so cosa abbiano in testa i governanti in Italia, ma cioè, stanno distruggendo veramente dei interi settori, cioè i pochi settori che erano rimasti sistematicamente profittevoli in Italia, quella del terziario, della ristorazione, li stanno ammazzando, li stanno veramente massacrando. Non so come andrà a finire, secondo me va a finire veramente male, ma non dal punto di vista sanitario, ma dal punto di vista economico, io veramente non... Stanno dicendo, se vieni in Calabria una sera ti faccio il sushi, da amatoriale ma con il pesce pescato da me, alla grande. Anche Francesco è un pescatore, anch'io ero un pescatore una volta, io pescavo le carpe, facevo carp fishing, ho fatto per anni. Infatti ho girato dei posti bellissimi in Italia, il lago di Bolsena, il lago di Bracciano. Mario, quindi secondo quello che hai menzionato potrebbe succedere che Alfozzi in futuro possa non funzionare bene come ora. Sì, però Alfozzi, se avete guardato attentamente i miei webinar precedenti, quelli tecnici dove ho presentato questo indicatore, si basa, quando faccio vedere quelle slide sulla variazione giornaliera in punti percentuali dei vari mercati, e vi faccio vedere che il Forex è un mercato molto, diciamo, stabile a livello di escursioni percentuali giornaliere. Ecco, quella caratteristica lì è permanente da anni, cioè è una caratteristica che viene infranta quando? Quando ci sono comunque degli scenari macro molto ben definiti, come per esempio il floor di stabilizzazione del franco svizzero, euro franco svizzero, che è attuato dalla Banca Centrale Svizzera, che è stato annullato nel 2010, e infatti il famoso candelone giornaliero dal 30% su euro franco svizzero è dovuto a una causa ben precisa, piuttosto che il floor di stabilizzazione, non so, della corona ceca o di altre valute trattate in questo mondo. Quindi se togliamo, diciamo, di queste eccezioni comunque ben definibili, spesso anche prevedibili, prevedibili non il giorno esatto e l'entità del movimento di prezzo esatto, ma prevedibili a livello strutturale, tolto queste eccezioni, il Forex è un mercato che comunque si muove con delle variazioni percentuali abbastanza stabili, ok? È quello, diciamo, il punto forte dell'indicatore Fozzi e delle strategie min reverting che sfruttano quegli eccessi. E quella è una caratteristica che permane da decine di anni, ok? Che un cambio Forex delle major comincia a comportarsi come un'azione, come la Tesla, per esempio, come un'azione della Tesla a livello di volatilità, piuttosto che come il Bitcoin, piuttosto che come un indice borsistico, la vedo dura, ok? Ci sarà l'anno del cazzo, la situazione del cazzo sicuramente, però diciamo che sul fatto che questo tipo di operatività varrà anche negli anni successivi, a meno che non succeda qualcosa di veramente grosso, e la ritengo abbastanza probabile, ok? Quindi non ti preoccupare. Il Fozzi l'ho inventato nel fine 2014, mi ricordo, era proprio il periodo natalizio del 2014, che una notte mi sono messo lì e ho scritto l'indicatore. Quindi il tuo sistema funziona sempre, si basa anche sul discrezionale e non utilizza l'analisi tecnica, oppure cambia mercato e poi bisogna cambiare le strategie che dai nei corsi.
anche nei corsi, le strategie sono sempre quelle dalla prima edizione dei corsi, appunto intorno al 2014, ancora a quell'operatività lì la utilizzo ancora e non ci ho cambiato una virgola. Ok, ci metto la mano sul fuoco che vale ancora tra 10 anni? No, però per adesso si va tranquilli. Ok, ho integrato l'operatività, l'ho raffinata negli anni, però la base continua sempre a funzionare. Tranne il try, la lira turca che è peggio del Bitcoin. Beh, vabbè, il try è sempre interessante, dai. Adesso il rublo sta facendo più o meno, sta facendo dei disastri. Sta svolutando particolarmente, però il rublo è perché è legato, molto legato al petrolio. E la lira turca è speculazione, questioni geopolitiche che ci sono dietro, la stanno affossando di brutto. Okay. Quali sono adesso i tassi di interesse della lira turca? Mi ricordo. Intorno al 10, 10,250, beh, li hanno un po' alzati, vabbè, per forza, perché li stavano speculando contro come dei matti. Ok, per guardare agevolmente i vari tassi di interesse delle valute, il sito è global-rates.co. globalrates.com. Va bene, ragazzi, comincio ad essere stanchino. Dai, la nostra chiacchieratina l'abbiamo fatto. Se volete imparare qualcosa di serio, corso di trading su Forex con l'Apollo Action. Se volete imparare qualcosa di serio a umma, senza sganciare neanche un soldino per adesso, poi alla fine ve li farò un po' sganciare anche. Webinar gratuito, ok. Il 28 ottobre, quindi tra un paio di settimane neanche. Webinar indicatore FTSE, finalmente trading profittevole. Presenterò la versione avanzata, che ho chiamato premium, dell'indicatore FTSE, ok, alle 8 di sera mercoledì 28 ottobre. Il link lo cercate in giro, lo cercate sul mio sito, sui social. Gianluca, come il corso insegna come crearsi una nuova strategia nel caso poi non funziona quella più che usi dal 2014. Beh, il corso insegna diverse strategie, non una sola. Ok, poi se vuoi approfondire con la Fox Forex Millionaire, lì c'è un mondo di strategie. Quindi, no. Però ovviamente, allora, nei miei corsi io cosa faccio? Perché i miei corsi sono diversi da quelli degli altri? Perché io non vi dico compra qui, compra là, facendovi vedere il grafico con la freccettina e tutto il resto. Io vi faccio vedere la ricerca che ho fatto per arrivare a quelle conclusioni. Quindi c'è una parte teorica di ricerca, di verifica, di validazione, dove tiriamo fuori un concetto, ok, che si riassume in abbiamo identificato qualcosa di valido a livello statistico, abbiamo scoperto magari invece di una cosa statistica un rapporto causa-effetto, ovvero quando succede qualche cosa sui mercati succede quest'altra cosa ed è sempre così e l'abbiamo verificato. Ok, quindi formalizziamo, ok, un vantaggio predittivo sul mercato. Ok, da lì formalizziamo una strategia operativa,
Ok, quindi ricerca di un qualcosa, di una conoscenza che ci porta del vantaggio, che formalizziamo in entrate e uscite sul mercato. Ok? Quindi non è solo una cosa trovata, cioè andiamo addirittura oltre il limite del mero sistemismo, ok? Perché cerchiamo proprio delle inefficienze. Se rimarranno quelle inefficienze che vi insegnerò per sempre, sicuramente no, ok? Però durano da anni e poi voglio dire, sono sempre qui. Se cambio la mia operatività ve lo farò sapere, ok? Quando è uscita l'Apollo Action io ancora non facevo trading discrezionale sui volumi, adesso lo faccio, ok? E quelle cose lì le trovate nel full course che sto formalizzando ancora. Guardate sul mio sito sergeimagala.net, ok, Bears, Bulls and Billions, è il corso sugli indici commodities, ok, dove ci sono proprio le mie ultime cose e man mano terrò aggiornata la mia formazione, però è ovvio che quando introduco una cosa la introduco dopo averci lavorato per almeno un annetto, ok. Ma quello che hai appena spiegato è la descrizione del corso dell'Apollo Action, del corso più avanzato. Entrambi. Ah sì, perché ve lo stavo spiegando, anche per rispondere meglio a Gianluca, che mi chiedeva se dopo il corso riesce a crearsi una nuova strategia. Certo, perché proprio io, nei miei corsi, e questa è una cosa che faccio solo io e qualche sistemista, ok, vi faccio vedere il procedimento di ricerca e i ragionamenti che ci sono dietro a una strategia. Ok, quindi vi insegno il metodo di ricerca. Ok, che non è fisso, formalizzato, guarda, faccio quella cosa lì, tac, 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 come può essere, non so, un detector. Uno si può, quando fa sistemismo serio, si può programmare un sistema che ricerca i bias orari, lo fa girare su tutti i mercati e li trova, ok? Per esempio, ok? Quello, diciamo, è una metodologia di ricerca ben rigida, formalizzata, ok? E va bene. Io, oltre a quello, vi faccio vedere un metodo di ricerca più ampio, ok? Perché i mercati dopo non sono così banali da, purtroppo o per fortuna, non sono neanche così banali da ridursi alla mera analisi statistica dei dati. Se no avremo gli econometristi tutti miliardari. Invece no. Ok? Lavorano stipendiati gli econometristi. D'accordo? Quindi, metodo di ricerca, ricerca fatta, formulazione della strategia. E questa è una cosa che trovate in tutti i miei corsi. Anche nel corsettino di programmazione MQL, di sistemi in MQL, la parte dove spiego come, diciamo, vi faccio vedere l'automatizzazione di una strategia, ci sono anche dei cenni di questo, diciamo, il processo di, diciamo, di ragionamento che faccio io prima di creare una strategia. Antonio, ci sono inefficienze sugli indici azionari che durano degli anni. Ma sì, ma ci sono delle inefficienze che durano degli anni, sì. Ci sono delle inefficienze, per esempio, quella sui volumi, che ho scoperto da poco, ma che sono sfruttabili solamente da 3 anni, perché prima non esistevano i flussi dati e le piattaforme, ok, capaci di far venire alla luce queste inefficienze. Sono cose nuove, prima non c'erano gli strumenti, adesso ci sono, ok? Ci sono degli strumenti che non riuscirete ad utilizzare, perché magari abitate in qualche paesino in Italia dove non arriva la ADSL e siete lì inchiodati con una connessione che alle 8 di sera non vi funziona più, perché so che in Italia ad una certa ora riducono la banda in molti posti. Certe inefficienze, se siete in quella situazione strutturale lì, certe inefficienze vi sono precluse, per esempio. Cioè,
è un discorso, sono tante le cose, sono tante le variabili. Nel training nulla è banale, cioè è tutto da approfondire, tutto da studiare, tutto da strutturare. Cioè il mio corso base di Forex dura 24 ore. Sì, qualcuno mi ha detto sei un po' ripetitivo per alcuni concetti. Per forza sono ripetitivo, perché altrimenti so che non vi entra in testa, ok? Che poi su 100 studenti ne ho 10 che magari sono un passo avanti, che una cosa gli basta sentire da una volta che l'hanno capita, ok? Altro 10 gliel'ho ripetuta per 10 volte durante il corso, prima e dopo, non l'hanno capita. Cioè, la mia formazione l'ho strutturata, formalizzata per quello che ho individuato essere, diciamo, la metà, quindi la maggioranza, ricettiva. Però ovvio che uno che arriva da me sicuramente ci arriva perché mi ha sentito parlare del trading, ha sentito un po' le cose che spiego, ha visto qualche mio webinar tecnico e così via. Quindi ha già una certa impostazione e una certa idea su cosa si troverà davanti. Ok. Quindi diciamo che molte persone che non sono per forza ricettive verso le cose che spiego io, non, difficilmente capitano da me, ecco. Purtroppo, perché io sono l'unico trader che si occupa anche di formazione che non si è mai fatto i soldi vendendo dei corsi di trading, perché sembra così, ma vi assicuro che con quello che faccio io con i corsi di trading qua non mi pago neanche metà dell'affitto, fidatevi. Però cioè, mi diverto e poi è una cosa che ho iniziato a fare, cioè, sicuramente un'entrata in più, adesso io su questa cosa sono assolutamente trasparente e con il trading ci può stare il mese di merda in cui dalle gestioni non mi entra niente, ci può stare, ok, se vendo 10 corsi, ma male non, cioè, schifo non mi fa assolutamente, cioè, sono il primo, figurati, vi dico le cose come stanno, però ci sono dei formatori che si fanno 50.000 euro al mese vendendo i corsi. Ok, io faccio fatica a farne 5 in media tra le spese e tutto. Perché la mia formazione è una cosa molto di nicchia, è destinata a quel 1 su 1000 di trader vincenti. Ok. Poi sono presuntuoso, sono antipatico, sono uno contro tutti, quello che volete, non vi piace la cosa. Preferisco dirvele prima queste cose piuttosto che dopo, ecco. Francesco, io avevo proposto animali più fighe per il nome del corso, ma li useremo più avanti. Cioè, non vorrei che solo sono strategie trovate tramite solo sistemi automatici. No, assolutamente. Penso di averti risposto in maniera esauriente, Gianluca, dai, chiudiamo questo discorso. Ci sono strategie che funzionano, te lo dico da corsista. Ok. Alberto, Sergei, l'unica a proporre strategie realmente profittevole. Grazie Alberto. Va bene ragazzi, dai, direi che è ora di salutarci. Grazie di aver partecipato. Spero di esservi stato utile. E ci sentiamo, seguite la pagina, mettete like e segui sulla pagina, la spunta per ricevere le notifiche delle dirette, se ne farò ancora. Iscrivetevi al mio canale YouTube, Sergei Magalà, lo zar del trading, e iscrivetevi anche al prossimo webinar gratuito che faccio il 28 ottobre. Ciao a tutti, grazie di aver partecipato.